all'indietro per Dominici, ruba il tempo Olivieri che scappa in contropiede, la conclusione di Palluzzi, la conclusione velenosa, ci mette per Olivieri, contropiede, attenzione Olivieri, solo davanti al cerale, Olivieri, tiro da parte di Rango che indovina il secondo, battuta adesso, va in anticipo Venettorio, capisce tutto e va a segnare il gol, ancora Rocco ha la possibilità di scaricare con il sinistro e lo fa, ancora un attento Masi che poi non può far nulla di squadra Antonio Palluzzi, tiro e gol, mamma mia che gol. E poi c'è ancora il tentativo e il palo, poi il tapin vincente. Attenzione alla conclusione del vantaggio. Attenzione al sinistro, al palo e poi il raddoppio. Cerca in area di rigore, Monforte si libera e c'è il gol. Poi ancora Romeo, insiste sempre il Paolo. La conclusione, gol. E Romeo con buon controllo, poi di ritorno per Lupsan. Lupoli avanza, la conclusione e c'è il gol, il quinto gol. C'è anche un cambio in porta per il Latina, c'è il vantaggio del Latina. Poi la conclusione e il gol del pareggio. Direttamente in porta, va con il destro, conclusione velenosa e c'è il gol di Giulio. Ancora Saputo, è un gran gol di Saputo. Poi Saputo con il sinistro, va con il destro e c'è il gol. Parte Giora, tira direttamente in porta, che gol! E va intanto in profondità la squadra del San Michele Faiti che segna. Chiama in causa Corelli, il tentativo e il gol da parte del numero 10. Cristofoli chiama in causa il proprio compagno di squadra. Questa volta la giocata di Cristofoli è fantastica. Ha ricevuto da Giora un pallone molto invitante e Cristofoli ha castigato per la terza volta.